Hola Chiche, hola Chiki, papara, vi volevo fare il vlog di Pasqua, però siccome la mia Pasqua sarà alquanto noiosa, perché non faremo niente di, non andremo da nessuna parte, anzi Aline è rimasta a dormire oggi, ieri sera dopo che siamo state a Firenze, quindi penso che non ci vedremo né domenica né lunedì. Questi sono gli occhialetti che ho preso a Firenze il giorno che venivo via. Ecco che mi strappano i capelli veri, queste cose mi fanno morire. Oltre alle trecce, anche per questo rimarrò pelata. Perché le vidi e sono uguali a quelli di Lavinia. Vero o no? Oddio! Vero o no? Sono uguali a quelli di Lavi. Pagati 3 eurini. Eccolo Aline. Amore, saluta. Ciao. C'è la mia nonna Silvana. Saluta nonna. A quelli che guardano. Io voglio entrare nella televisione. Ecco, lei vuole entrare nella televisione, attenzione. Ma fate il cellulare. Non voglio entrare per niente. Cambiamo cover. Perché questa è un po'. Questa è una figata, è bellina da morire, ma purtroppo mi stacca il vetro. E mentre invece questa penso che sia del J5 2016. La volevo ricomprare l'altro giorno a Firenze, ma costava 12 euro e non ce le volevo spendere. Quindi l'uniche cover che io posso utilizzare sono questa. Anche questa mi pigia i tasti, quindi non la posso utilizzare. E basta. E quella che ho su adesso. Basta, non ho altre cover. E mio Aline mi diceva che ne avevo troppe, quando non è assolutamente così. Allora abbiamo Ugo che viene con noi qui oggi. No, no, la coppa, come si fa? Si va a fare la coppa, sì, perché noi siamo dei cementi armati e allora andiamo a fare la coppa noi. Va bene. Vi volevo anche parlare di una cosa, one moment. Allora, siccome sto guardando un sacco mi sto accorta che ultimamente c'è questa questa, come si chiama? Questa, ce la posso fare, questa diatriba di Follettina Creation. E siccome tutti hanno monetizzato e tutti hanno fatto soldi su sta Follettina, ce le voglio fare pure io. Ecco, piove con il sole, puttana Eva. Oh signori, ma che avremmo fatto di male. Sì, ora lo so. Allora, visto che tutti hanno monetizzato su sta Follettina, ci voglio monetizzare pure io. Semplice. Allora, visto io questa Follettina non la seguo, però ho guardato un po' di video correlati, perché voglio far parte anch'io di questi gossip, questo gossip che si fa a spicciolo di YouTube, perché chi sono io per non sgossipare? Porca minonna. E allora ho visto più che altro diverse persone che hanno parlato di questa Follettina e dicendo che appunto questa Follettina si fa mandare le donazioni, si fa donare soldi eccetera. Allora, io non ho seguito tantissimo il discorso, perché comunque non seguendo lei e non seguendo il discorso vi do il mio parere succoso, però così alla Dio Bono, cioè nel senso niente. Mamma, io mi sto bagnando. Siccome non sì, sono un puffo e non voglio crescere, dai, oggi c'è una bellissima notizia, andiamo a prendere papà. Se ne poteva più senza Vinicio in casa. Il mio amore è un cadaverino, bianchino, bianchino. Sono bianchina anch'io, ma meno male io mi posso mettere il fondotinta, quindi ora comunque sta venendo fuori il sole e vogliamo metterci un po' a piglia al sole. Niente, ci deve far mollare. Quindi, cosa penso di questa Follettina? Può andare davanti? Allora, io ho notato questa cosa e tutti dicono che lei chiede soldi, o comunque non è che chiede soldi, però appunto la gente gli manda le donazioni. Allora, in primis a me mi sembra che oramai su YouTube tutti chiedono donazioni, cioè nel senso un sacco di gente fa le donazioni su YouTube, cioè gli americani è una vita che fanno donazioni su YouTube. Adoro questi trucchi così molto leggeri, però c'ho queste ciglia finte prese da eBay, sono 5 paio di ciglia pagate 2 euro, sono un po' rigide come base, ma sono
buone, mi piacciono. Base e basta, ciglia eccetera. Allora, quindi che dire, mi sembra che un po' tutti prendono delle donazioni da YouTube, quindi non credo sia soltanto sta follettina, no, che prende donazioni da YouTube. Tranne te. E quindi vabbò, già questo io non... Naturalmente, ribadisco, se sto sbagliando qualcosa ditemelo, perché io non seguo la situation. Ho visto qualche video e... Ma quanto è? Non lo so, per carità. Comunque, che lei appunto riceva questi regali, bimbe, le ricevo anche io, non faccio pari, che quando... Le dico, bimbe, non voglio niente. Quando qualcuno mi dice, guarda, ti voglio inviare qualcosa, e io a tutti, no, non me lo inviare, stai tranquilla. Ma perché? Perché giustamente uno si sente un po' in debito, no? Almeno io so così. E tante poi mi dicono, guarda, io lo faccio volentieri perché te ci regali del tempo piacevole e noi di conseguenza ti facciamo dei regali. Quindi ecco, io tutto sto boom di questa follettina, sinceramente, forse non ho seguito bene, ma non lo so. Lei dice di essere ingenua, una cima sembra, però ecco, anche quello io non la conosco e non posso sapere. Ci sono state delle persone che comunque si sono un po', secondo me ci hanno un po' mangiato, no, su sta cosa, e anzi... Naturalmente non farò nomi perché, come sapete, io nomi non li fo, non mi interessa. C'è una persona, delle persone che magari ho notato che si stanno aggrappando un po' a qualsiasi cosa e a qualsiasi persona pur di sponsorizzarsi e pur di fare, capito? E questa cosa non mi piace, non dirò chi è perché non me ne frega niente, però insomma, ragazzi, siamo un po' tutti uguali, no? A chi non fa piacere ricevere roba gratuitamente? Questa cosa l'abbiamo detta mille volte, ma chi è che se gli arriva dei regali a casa ve le rimanda indietro? Sarebbe ipocrisia, credo, dire questo. Però allo stesso tempo non lo so, via, io non lo so perché non ho seguito, ribadisco, però non mi sembra, ecco, che lei faccia niente di particolare. Io queste donazioni vedo che tanti youtuber ricevono delle donazioni, cioè nessuno ti dà e ti butta e ti punta una pistola alla testa e ti dice, se non mi mandi 5 euro te fa saltare la casa, nessuno. Quindi se una persona manda una donazione a uno youtuber, io non credo che sia una questione di cioè lo fa perché lo vuole fare, basta, stop, cioè non ci vedo niente di male. E oltretutto lei sta cavalcando l'onda facendo i soldi con quello, cioè voi più la offendete, cioè voi forse non avete capito, su YouTube che se ne parli bene o che se ne parli male non frega un cazzo a nessuno, l'importante è che se ne parli, bravo amo. E loro con questo se ne parli ci fanno soldi. Lei, nonostante ha 28.000 iscritti, cioè non ha meno di me, eppure ha video con 900.000, no, ora 900, no? Sì, 200.000 visualizzazioni, no, 300, 600. Cioè, ragazzi, 600 è roba. Quindi lei giustamente sta cavalcando l'onda e monetizzando su quello che voi fate. E questo fa bene, perché i bischeri che la vettano, i bischeri, che la bischera in questo caso mi ci metto anch'io, che l'hanno presa come... cioè che insomma stanno facendo tanti discorsi e so gli altri, e poi è lei che comunque che ribadisco, se ne parli bene o che se ne parli male, i suoi soldi li riceve, gioca con le sue bambole reborn e vi va nel culo a tutti. Sicché, cioè, io penso che la cosa sia ben presto fatta e detta. Poi che questa cosa delle bambole reborn sia una cosa, a me sinceramente mi sembra di molto disturbata, ma non lei, disturbata come cosa di queste bambole reborn, specialmente quando si arriva a una certa età. Giocare con le bambole va benissimo, però secondo me a una certa età può diventare un certo problema giocare con delle bambole che sembrano dei bambini, comprare tutti gli attrezzi, gli accessori, cioè insomma non lo so quanto possa essere, però ognuno in casa sua fa quello che gli pare, raga. Cioè anche se ti metti a vestire, cioè boh, capito che ti voglio dire, può vestire un cetriolo, se in casa tua fa il cazzo che ti pare, nessuno
Resta sempre inquietante. Sì, a lui ma anche a me ci è sembrato un po' inquietante. Però sinceramente, ecco, io non ci vedo niente di vabbè. Quindi non lo so, dai. Secondo me è tutto una gran puttanata come sempre. E chi ci sta facendo video sopra, perché ci vuole fare soldi e visualizzazioni, perché hanno visto che con questa follettina ora questo è basta, cioè. Poi che lei vada a dire, io ho letto qualche suo commento sotto qualche video di ragazza che parlava di lei, io sono ingenua, io non capisco, sì. Questo non mi piace, cioè che una dica io sono ingenua, io non capisco, non lo so, perché quando ti arrivano i soldi, la cifra che ti è arrivata la capisci come, scommetto. Sicché non lo so. Però, ragazzi, siamo tutti uguali. A mia mamma gli dà fastidio quando parlo romano. E boh, insomma, ognuno il suo, ecco, io non ci vedo niente di male. Quindi, oggi è, che giorno è, raga? Sabato, giusto? Oggi è sabato, fra 3 giorni è il mio compleanno. L'altro giorno mi fa la vigna all'incontro. Cammi, ma fra 4 giorni è il tuo compleanno. Oh, me ne ero dimenticata. Perché non andando al lavoro, comunque non ho molto, non guardo molto i giorni. Ho ripreso il mio giacchetto Guépardé. J'ai le Guépardé. Oggi mi sono le me pure le collane. E c'ho 2 puppe con streggi, sì, no, e mi fanno impazzire. Caso ma strano, me le metto sempre, perché ora c'ho da venirmi il marchese. E allora quando mi viene il marchese mi viene le puppe più grosse, naturalmente. E se ci metto questi 2 reggiseni fanno panico. Naturalmente non vi ho detto che chi ha Ilaria e Elisa, le ragazze dell'incontro I love, mi hanno fatto un pensierino, le mutandine di Ted Zenis con i pony e la magliettina dei pony. Quindi, cioè, mi conoscete meglio della mia mamma. Se la mia mamma dovesse andare a farmi un regalo, sono convinta che mi prenderebbe qualcosa che mi piacerebbe molto meno di quello che fate voi. Va bene, con voi parlo di tutto e sapete tutto, no? Magari lei lo sa. Però questa cosa dei regali della mia mamma ve la dico. Tanto c'è anche ora lei in macchina. Vero mamma? Girati, guarda, ti sto riprendendo. Sì, sì. Quando la mia mamma mi faceva regali, ha sempre fatto dei regali che comunque piacevano a lei, non a me. Cioè, il regalo era per me, però piaceva a lei, no? Oddio, mi sono preso sta magliettina, mi sembrava tanto bellina. E però a me magari piaceva un po' meno, perché comunque i gusti che abbiamo io e la mia mamma sono un po' differenti. Quindi questa cosa è sempre stata, la mia mamma mi comprava regali perché garbavano a lei, però poi... E quindi gli ho sempre detto, mamma, ma... No, però, insomma, per carità, anzi, quella magliettina mi regalò col cuore, bellina, un po' lunghina, io non l'avrei mai comprata, invece non è brutta, anzi mi sta pure bene. La borsa che ho comprato l'altro giorno è la Svolta, è un po' scicchettosa, nel senso è un po' a ragazzina come si deve, però mi piace perché a parte è grossa ed è comoda. E l'ha scelta il mio love perché io ne avrei presa una un po' più piccola e con un sacco di stelline. Va bene, dai, ora vi saluto perché ho detto un sacco di porcate, come al solito, e vi mando un bacio e vediamo se riesco a fare un vlog decente di un fine settimana di Pasqua. Salutate, ragazzi! Ciao! Vai! Ora siamo arrivati a fare la spesa e questa volta per Pasqua niente agnello. Voglio proibire proibitivamente ai miei di prendere l'agnello. Allora, io non ho mai mangiato né pecora né agnello. A me tutte le carni piacciono, ma la pecora e l'agnello è una carne che non mi piace. Mi dà proprio fastidio il sapore, l'odore. Cioè, se io a casa mia cucini l'agnello, io già esca. Quindi di conseguenza, visto che io e la mia mamma, perché anche la mia mamma vuole diventare vegetariana. Amore, lo trovi? Non c'è probabilmente. Basta, si può da trovare. Ma non l'ho perso, non c'è. E vogliamo vedere di diventare vegetariane. Ora, siccome con Pillo sarà. Eccolo. Sarà con babbo un po' un problema. Perché naturalmente, come sapete, mio babbo è un cacciatore ex macellaio. Quindi sarà un po' un problema. Però oggi, insomma, ma l'ombrello che ci fai, mamma, con la cosa coperta? Comunque. Ah, ma la cosa. Oh.
Vabbè, comunque vi ho portato con me pure a fare la spesa. Niente di cioè, non è che ora le entro, mi metto a riprendere per farmi vedere. No, lo sapete che io mi vergogno come una ladra. E vabbò, dai. Queste sono comunque le grondaie, l'unico coso che c'è a Siena dove la gente può fare. Cioè, avete visto, no? A Firenze c'è mille. Come si chiamano? Non so cosa vuoi dire. Centri commerciali invece di zero. Vedete belle queste ciglia? Guardate che fighe, lunghe, belle. Dai, a dopo perché stiamo a fare figure di merda. Vedi noi che stiamo a fare la spesa. Ora non voglio fare la figura di merda, però vi faccio vedere. L'ho presa. La cosa bellissima è che mi ha fermato una bambina alta così che si chiama Luisa. Avrà avuto, io penso... Eccola, guarda. Eccola. Dai, faccio un vlog, Luisa, vieni. E ci siamo fatta una foto alla Hoppe. Guarda i capelli e c'ha Luisa. Mi raccomando, taggami su Instagram, ci conto. Certo. Va bene? Buona Pasqua. Ciao. 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 E mi ha chiesto di fare una foto. Mi sento veramente una ladra. In mezzo a tutti questi detersivi mi sento una ladra. Comunque, mi vergogno come una pazza quando mi chiedono le foto. Questo è e questo sarà sempre così. Allora, ho fatto caso ad una cosa per caso, di una ragazza che sta facendo il gioco che non mi piace più, sinceramente, perché ho visto degli atteggiamenti in un certo modo che non dirò perché assolutamente, però non mi piace più. Che fa video da niente, da nemmeno un mese, e sta già scrivendo nelle foto, ecco, brava Camilla. Cioè, vi faccio vedere cosa è successo, guardate dove è andata la cannuccia. E con questo chiudo. Che fa video da un mese e già scrive nelle sue foto youtuber. Allora, ma com'è che cioè, sono proprio ritardata io. Fa video da quanto a sto punto? Da 4 anni? Io non ho mai scritto o fatto un hashtag sotto le mie foto scrivendo youtuber. Mai. Io non lo so, però boh. Cioè, sono proprio l'unica deficiente che non considera questa cosa come... Non lo so, via. Gira intanto che fumo. So proprio la peggio, via, non c'è niente da fare. Anzi, la gente ci sente, la gente gli prende molto sta cosa. Invece la mia privacy a me non mi è sempre piaciuto tenerla. Sono l'opposto delle persone che comunque gli piace la notorietà, persone che gli piace essere fotografate in giro. A me non è che non mi piace, ma non mi sento cioè, una persona normalissima. E quindi non ci vedo tutta questa... E vedendo questo hashtag youtuber... Che gli regalo Anna Maria? Scusate, aspetta un attimo. Hashtag youtuber da una persona che comunque fa video da un mese. È già molto carosa lei, fa un sacco di video. Ribadisco, non voglio dire niente perché non mi interessa. Proprio non mi interessa. E quindi niente, dai. Era un appunto così perché lo volevo fare, basta. Finalmente siamo arrivate a prendere Pillo. Riportiamo a casa Pillo. Meno male, guarda. Non se ne poteva più. Senza il mio babbo, no. Cioè, il mio babbo ci deve essere a casa. Avete presente? Cioè, una famiglia è composta da, no? Quando quella persona viene a mancare in casa è un problema, no? Che gli equilibri si disequilibrano. Ora vedrai Ugo che salti quando lo vede. L'altra sera gli si è portato a fatto dei salti da pazzo. Da pazzo. Comunque dai, mo riportiamo a casa. Non credo che vi riprenderò in questo momento. Comunque niente. A dopo. Ora siamo andati a prendere babbo finalmente. Guardate qua con questi capelli ritti. Ora stasera me le levo queste trecce. Ho aspettato un pochino perché volevo vedere... Sto occhiali sono storti perché volevo vedere di tenerle così corticine perché a lì me le sono piaciute.
comunque siamo andati finalmente a prendere babbo, se Dio vuole, poi ora si porta a casa. Oh, guarda, mancava. Vi volevo dire una cosa. Allora, il Lip se ne sta andando. E poi vi volevo dire... Ho detto, ora gli dico una cosa, puttanaccia Eva. Non me lo ricordo. Dio santo. Questo tempo fa schifo. Smette di piovere e ricomincia. Smette di piovere e ricomincia. Ora vi faccio l'aggiornamento di Italo oggi. E comunque ora che babbo è tornato sono più tranquilla, farò un po' più di video. Poi ora c'ho Pippo che è via, è in Austria con la sua donna, e quindi ho la camera disponibile. A parte quando non c'è Pippo mi guardo Netflix, ed è la cosa più bella che esista al mondo. Però giustamente non essendoci lui ho la possibilità di fare video in maniera migliore, no? Non è che se lui c'ha da studiare oppure se lui è in camera poi mi scoccia, magari manda a lui. E quindi c'ho da farvi un sacco di video. Ci sarebbe un haul che è di dimensioni gigantesche. E un sacco di roba veramente. Poi siete delle pazze. Ma... Allora, fra 4 giorni è il mio compleanno. Ve lo volevo far vedere in un video apposta, ma lo devo dire. E una ragazza, quella pazza che mi ha regalato la palette di Kat Von D, mi ha regalato un narciso. L'altro giorno mi è arrivato il pacco, manca Pasqua, terra e muoio. Allora, un'altra palette di Kat Von D, quella piccola, e narciso. Vabbè, poi c'è addirittura il mascara, quello nuovo della Maybelline, cioè bimbe, io non so come fa con voi. A parte che vi giuro mi è cascato il mondo addosso, perché quando ho ricevuto il narciso mi sono sentita la persona più più felice del mondo, perché io sto narciso nella vita lo volevo, me lo sarei comprato ora, però stavo aspettando perché c'ho Poison e semplicemente lo volevo finire, no? E vedermi arrivare un narciso che voi sapete che lo voglio, che lo volevo, no? È il regalo più splendido che mi poteva, cioè, che mi poteva arrivare. Cioè, mi conoscete talmente bene che... Comunque... youtuber o non youtuber, io non sarò mai una di quelle che vuole regali, oppure una di quelle che... Cioè, io penso di essere una semplicissima ragazza, mi si sta per stoppare, che ha costruito un bellissimo rapporto con voi, cioè avendo il nostro canale e avendo costruito un bellissimo rapporto con voi, secondo me il rapporto che c'è tra noi e gli altri youtuber non è per tutti, anzi è raro che ci sia un rapporto come quello che abbiamo noi, perché forse io sono una persona molto normale,